Sesta puntata della serie Il pensiero di Caritas Ticino è online e ultimo capitolo, almeno per ora, del tema educazione. Oggi vogliamo parlare di quel rapporto fra scuola pubblica e scuola privata che in questi anni diverse volte abbiamo trattato. Non abbiamo mai voluto comunque entrare in una dinamica sbagliata, che potrebbe essere quella di ritenere che bisogna fare delle classifiche fra scuole migliori di altre. Rivendichiamo infatti una scuola di qualità sia pubblica sia privata. Ma ci sono delle caratteristiche nel discorso della scuola laica e della scuola confessionale che ci sono sempre parsi molto interessanti. Infatti nella scuola laica capita talvolta che ci si dimentichi di alcune componenti culturali e storiche dell'aspetto religioso che sono importanti, arrivando persino a delle situazioni grottesche dove non si parla del Natale e del suo significato legato alla nascita di Gesù per paura di imporre una fede cattolica a chi non lo è. Ma paradossalmente poi ci sono famiglie non cattoliche, ad esempio musulmane, che mandano i figli alla scuola cattolica perché lì ritengono che ci sia maggior rispetto per quell'aspetto religioso che per loro è molto importante, quindi è importante a casa e vorrebbero che fosse rispettato fino in fondo a scuola. Insomma, una questione complessa che se liberata da pastoie di natura ideologica, crediamo possa essere la strada interessante per capire quell'autentica sfida che c'è nel tema dell'educazione. Qui ci troviamo in una scuola che è nata nel 1584, quindi una scuola che ha oltre 400 anni di presenza a servizio del paese, semmai la Chiesa ritiene che nonostante l'evoluzione dei tempi una sua presenza nel campo scolastico sia utile e copra determinate esigenze del paese in un momento di grande complessità e di grande bisogno di intervento educativo. È una scuola aperta e tra le nostre preoccupazioni c'è certamente anche quella di educare i giovani, non direi tanto alla tolleranza, che mi sembra sempre un termine piuttosto negativo, perlomeno minimalista, quanto all'accoglienza del diverso, sia esso diverso per razza, per condizioni fisiche, per motivi vari. È una sfida evidentemente tutt'altro che semplice da affrontare, ma credo che oggi dobbiamo veramente preoccuparci di questo a livello educativo. E l'ho sempre detto, lo ripeto anche qui, quanto più uno sa chi è, quindi ha una chiara identità, tanto più facilmente sa accogliere il diverso. Le ragioni che storicamente hanno determinato una scuola cattolica possono essere state molteplici. Tuttavia penso che oggi, nel momento di ripensamento della scuola stessa, di fronte alle sfide che sono poste, la ragione più vera debba essere pensata in connessione con la stessa idea di educazione. Educare significa introdurre alla realtà, alla coscienza della realtà e sviluppare l'intera personalità. E questo è possibile se esiste una ipotesi culturale che viene sistematicamente coltivata, verificata, messa a confronto con i problemi, con le esigenze della vita e con i fenomeni che si incontrano. E dall'altra parte, se la scuola presenta e si presenta come una comunità educante che è all'opera nello sviluppo della personalità di ciascuno. In questo senso la sfida culturale sta al centro dell'identità di una scuola. E questa rappresenta l'antidoto migliore ad ogni imbarbarimento, ad ogni preclusione, ad ogni chiusura,
perché la cultura significa apertura, capacità di confronto, capacità di incontrare altre culture. Ora, che una scuola possa recuperare una tradizione, verificarla nel presente e proporla nuovamente ai giovani è una possibilità di arricchimento per l'intera società e di incontro vero fra identità in un sistema sociale. Una cosa importantissima, per esempio, per andare subito sul pratico, come concepire il mondo, la vita. Un conto è se la si concepisce come nella tradizione biblica giudeo-cristiana, come una creazione, come il mondo come creazione, creazione buona. Non dimentichiamo che la prima pagina della Bibbia ripete quasi come un ritornello e Dio vide che era cosa buona. Sì, beh, per l'uomo dice Dio che è molto buono. È molto buono, esattamente. Quindi questo un giudizio positivo sulla realtà che viene dalla coscienza di essere stati creati per il bene è tutt'altro che scontato oggi e ha delle conseguenze, direi, pratiche molto importanti. Questo certamente è un aspetto, per esempio, che non deve emergere tanto o solo dai contenuti, quanto da una posizione che uno ha di fronte alle vicende del mondo, ai problemi che possono sorgere in una scuola come in qualsiasi altro contesto, di fronte alle novità, ed è certamente una cosa su cui insisto spesso con i ragazzi. Quindi è possibile tradurre poi in concreto quest'idea di sfida culturale in una scuola, no? Non dimentichiamo che è un incontro fra due libertà, il rapporto educativo, la libertà di colui che, dell'adulto, diciamo, dell'insegnante, e la libertà dello studente, dello scolaro, ovviamente diversa se uno ha 11 anni e frequenta la prima media o se ha 18-19 anni e frequenta gli ultimi anni del liceo. Ma la chiarezza dell'identità è importante sia con i piccoli che con i grandi, perché direi che è una cosa che possono dire quasi tutti, ma che certamente posso dire io a partire dalla mia esperienza, l'incontro con delle persone adulte che sanno chi sono e che sanno proporti qualcosa di positivo per la vita è fondamentale. Fa crescere. Fa crescere, e ripeto, è fondamentale. Cioè, senza di questo uno non può diventare un adulto libero e consapevole. Ma se la cultura è una coscienza dell'esperienza umana che è maturata storicamente in un soggetto sociale, perché una cultura è sempre in un soggetto sociale, non è un soggetto individuale, questo ha costituito una tradizione come coscienza dell'esperienza umana. Quando incontra un'altra cultura, che è un'altra coscienza dell'esperienza umana, sa riconoscere qualcosa di sé in quella cultura, o anche qualcosa che lei non ha scoperto ancora, ma riconosce come vero nell'altra cultura. Ecco, questo è l'aspetto per cui c'è una, in fondo l'uomo non è definito dalla cultura. Proprio per questo, proprio perché l'uomo non è definito dalla cultura, che le culture possono incontrarsi, perché l'esperienza umana è più grande, più ricca delle culture stesse. Allora una cultura, come coscienza dell'esperienza umana, quando incontra un'altra cultura, in fondo trova o qualcosa di sé o qualcosa che in fondo le appartiene che non ha ancora incontrato, proprio sulla coscienza dell'esperienza umana, per la coscienza dell'esperienza umana. Questo mi sembra l'elemento che anche storicamente ha determinato, ad esempio, la cultura europea. La cultura europea ha una radice profondamente cristiana, che se ne dica, eppure è stata la cultura capace di integrare altre culture e di aprire una casa perché altre culture potessero essere ospitate. In fondo, pensiamo solamente alla filosofia e alla teologia cristiana, cosa è stata proprio grazie all'incontro con la cultura araba. E ha saputo quindi non respingere, ma incontrare, far sua quella grande tradizione che arrivava dalla filosofia aristotelica araba, ad esempio, solo per fare un esempio. No? In fondo il conflitto nasce non tanto per la cultura in quanto cultura, ma nasce perché allora si dice cultura qualcosa che in fondo non è cultura, è un'impostazione ideologica, è una visione stereotipa della realtà. Allora sì, le cose dopo si scontrano, in effetti. Io volevo chiedere come mai questa scuola punta così tanto sulla religione. Cioè, mi sono accorto che ci sono certi che non sono religiosi in questa scuola. Mi domando un po' perché sono venuti allora qua. Intanto direi che questa domanda documenta un fatto. Se in una scuola vengono persone che sono diverse da come si creda che sia la scuola, forse vuol dire che la scuola non coincide con l'idea che ce ne siamo fatti. In fondo questa scuola è come tutte le altre scuole, cioè non è un luogo solo per qualcuno, per esempio solo per chi è religioso, e questo è vero tanto per gli allievi quanto per gli insegnanti.
È vero che questa scuola radica nella tradizione cristiana la sua identità, il suo progetto educativo. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire uno sguardo sull'io, sull'uomo, sulla persona. Non sulla persona religiosa, ma sulla persona come sede di una domanda infinita, di un desiderio infinito e come soggetto che può compiersi. Questo interessa a tutti. Il fatto di poter trovare un luogo dove l'io è guardato per il valore che ha e per il destino che ha, cioè la sua felicità, questo interessa chi è religioso, chi non è religioso, chi è islamico, chi è ateo, chi è cristiano. La scuola deve tenere, qualunque scuola deve tenere presente questo. Si può partire, anzi io direi si deve partire da un'identità, dal sapere chi si è, ma questa identità deve essere proprio il punto di forza che apre a tutti, che fa guardare tutti, che permette a tutti di camminare, che dà un valore a tutti. E questa credo sia la sfida di ogni scuola, pubblica o privata, guardare l'io con una consapevolezza del suo valore e con una tensione al suo destino.